dell'intera somma debitoria viene fatta nell'anno in cui viene approvato. Ciò che invece riguarda e attiene la modalità di pagamento non è, diciamo, per norma contabile, non viene sempre appostata nell'anno in corso l'intera somma che noi stiamo a transire. Grazie, signor c'è il consigliere Carfona, prego. A seguire il consigliere Carfona. Registrata sera. Presidente, grazie. Sindaco, buonasera. Io pensavo che stasera in questo Consiglio Comunale ci fosse stata un'opposizione sincera, un'opposizione che avrebbe fatto complimenti a questa giunta che porta dei debiti che non sono mai stati portati. Come ha detto prima il consigliere Salma, c'è stato nel 1990. A questo punto bisogna ricordare come hanno detto i revisori dei conti dei loro pareri, che sia arrivato ieri, dopo domani, l'unica cosa che interessa, almeno a me, che tutti i debiti fuori bilancio non sono adeguati a sentenze esecutive. Sentenze esecutive. Quindi se noi non le votiamo, siamo noi responsabili di questo. Non solo, io vorrei anche un po' tranquillizzare il consigliere Sosso Salma, in quanto all'inizio dell'anno, questo chiedo l'aiuto del segretario generale, c'è stata una sentenza della Corte dei Conti, il quale dava anche facoltà al Comune di pagare già i debiti di bilancio prima di riconoscerlo, per evitare le spese e gli interessi. Perché come dici tu, quel 400.000 euro, se non lo applichiamo stasera, arriverà un milione, arriverà... Come sono state scelte? Come sono arrivate tantissime? Come sono state scelte? Ce ne saranno altre 600 di sentenze. Quindi penso che sia un lavoro certosino che ha fatto il sindaco, collaborato da alcuni consiglieri, i quali noi ringraziamo, perché se non li approviamo siamo responsabili. Allora, io vorrei dire anche un'altra cosa. Prima sono stato chiamato in causa come Italia dei Valori, eccetera, eccetera. Presidente, Italia dei Valori è stato sempre in maggioranza. E ancora di più oggi, anche se, come si dice, non c'è l'assessore, non c'è Sergi, non c'è incarichi, l'Italia dei Valori sta in maggioranza. Poi non sappiamo se Calcola passa al gruppo misto, poi il gruppo misto passa all'Italia dei Valori. Sono problemi che non interessa gli altri. Noi non andiamo nella casa degli altri a chiedere perché, mi dispiace che non c'è il consigliere da parte, ma noi non andiamo nella casa degli altri a chiedere perché uno di campagna libera viene nominato per due. Grazie. Non mi permetto proprio, e ognuno ha la sua cosa, anche perché noi di Italia dei Valori, e non abbiamo la faccia come le nuvole, che cambiano viso a ogni soffio di vento, noi abbiamo sempre quello e porteremo sempre quello. Grazie, grazie. C'è la consigliere Pignatti.